sono l'imperatore Vespasiano. Sono qui al vostro cospetto per presentarvi mio figlio Domiziano, futuro imperatore di Roma, nonché adoratore della dea Iside. Salve, sono Domiziano, l'imperatore romano che regnò dall'81 al 96 d.C. Sono qui per spiegarvi i motivi per cui divenni un adoratore della dea Iside. Nel 69 fui messo agli arresti nella mia domus dal mio nemico Vitellio. Quando egli cercò di uccidermi, io riuscii a scappare nascondendomi in una processione sacra fra gli adoratori di Iside e trascorsi la notte al sicuro nella casa di un amico di mio padre. Come di certo già sapete, mio padre era l'imperatore Vespasiano. Il pomeriggio del 20 dicembre Vitellio morì e il suo esercito fu sconfitto dalle legioni flaviane. Non avendo più nulla da temere dai miei nemici, io uscii allo scoperto per andare incontro alle forze vittoriose. Fui salutato da tutti con il titolo di Cesare e le truppe mi condussero nella casa di mio padre. Il giorno seguente, 21 dicembre, il Senato proclamò Vespasiano imperatore dell'Impero Romano. Per tutto il resto della mia vita io rimasi un fedele devoto di Iside e ricostruì il Tempio della Dea in Campo Marzio a Roma. Lo abbellii con un obelisco che mi raffigurava mentre venivo incoronato dalla Dea. Costruii un Iseo anche a Benevento, ma sfortunatamente di esso rimangono solo poche vestigia. Dunque, vorresti aiutarmi a ricostruire il Tempio di Iside a Benevento?